Ben ritrovati al Notes di Antenna 3. Diamo subito uno sguardo insieme, come di consueto, agli appuntamenti in calendario per i prossimi giorni. Apro la puntata di quest'oggi segnalandovi che iniziano giovedì 15 agosto e proseguiranno fino a domenica 18 agosto a Sernaglia della Battaglia i tradizionali festeggiamenti in onore di San Rocco. Presso il padiglione della Proloco il ricco stand enogastronomico proporrà le classiche prelibatezze e per ballare tutte le sere ci sarà tanta buona musica. Quest'anno infatti il programma prevede 4 giorni di festa all'insegna del buon cibo e del bel intrattenimento. Insomma, la Proloco di Sernaglia della Battaglia è pronta per allietare le vostre serate estive dal 15 al 18 agosto con i festeggiamenti di San Rocco, una festa da non perdere. Per saperne di più, prolocosernaglia.it. Nel 1893 venne costituita la Banca d'Italia. Con la fusione di 4 banche, la Banca Nazionale del Regno, la Banca Nazionale Toscana, la Banca Toscana di Credito e dalla liquidazione della Banca Romana venne costituita la Banca d'Italia, che diventò poi la Banca Centrale della Repubblica Italiana. La massima carica di questa prima fase fu il direttore generale, che all'atto di nascita era ricoperto da Giacomo Grillo. Dal 1998 la Banca d'Italia entrò a far parte del sistema europeo delle banche centrali, in previsione dell'avvento dell'euro, entrato in circolazione il 1 gennaio 2002. Ricorda di osare sempre. Gabriele D'Annunzio. La curiosità del territorio di oggi ci porta a scoprire un particolare reperto che si trova nella Sala Romana. Siamo nel Museo Civico Giacomelli di Montagnana. Il monumento, una stele funeraria, risale alla prima metà del primo secolo d.C. Il coronamento a tetto presenta una coppia di leoncini, mentre la cornice del piccolo frontone racchiude una coppia di uccelli. Questi animali devono essere intesi in modo allegorico, come anime che bevono dal vaso dell'acqua della vita. Al centro una nicchia ospita il ritratto della defunta. L'acconciatura, con la chioma divisa in due bande ondulate e due lunghi riccioli che ricadono sulle spalle, è un'affascinante testimonianza della moda femminile dell'epoca. Dal Notes di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione. Arrivederci.